Allora noi dobbiamo superare questa barriera per cui i datori di lavoro pensano troppo spesso di poter o dover utilizzare la flessibilità estrema e i lavoratori si sentono schiacciati e si sentono quindi antagonisti. Allora quando io dico aumentare, diciamo così, allargare l'orizzonte dell'entrata e aumentare la possibilità nell'entrata di avere professionalità e ridurre le barriere in uscita. Ma allora qui arriva l'ASPI. Se noi, e l'ASPI è innovativo, perché l'ASPI nella nostra società arriva a riconoscere in maniera più aperta un fatto grave, Fabrizio, un fatto grave della società, e cioè il fatto che le persone possono essere licenziate. Licenziate, non per motivi discriminatori, questo non lo concede nessuna società civile, ma per motivi economici e qualche volta anche per motivi disciplinari. Può capitare questo. E allora tu devi comunque assistere chi è licenziato e devi assistere chi ha perso, anche senza essere licenziato, il lavoratore. E come lo assisti? Con l'ASPI. Vorrei dire che l'innovazione, guardate che quando io ricordo che il nome mi è arrivato una sera, era molto tardi perché cercavamo un nome e poi abbiamo trovato assicurazione, e sottolineo assicurazione, sociale, quindi non è un'assicurazione di mercato, perché il mercato qui nel campo della disoccupazione non funziona, lo sappiamo tutti e lo sanno tutti i paesi. Per cui l'assicurazione contro la disoccupazione è una questione sociale, ma è assicurazione sociale per l'impiego. Quindi a sottolineare che dalla condizione di disoccupato si deve procedere con l'aiuto di servizi per l'impiego verso una nuova occupazione. Questo era il concetto. È innovativo nel senso che va verso un universalismo. Certo, non basta, non è pieno l'universalismo, però io qui c'ho il mio ex presidente e lui ricorderà bene quanto è stato difficile trovare risorse per la riforma del mercato del lavoro. La prima risposta che io ebbi quando facemmo la riforma delle pensioni e quanto mi viene restituito dei risparmi ingenti. E mi si disse niente, perché quelli sono già tutti impegnati nella riduzione del disavanzo e quindi negli anni a venire del debito, e quindi non c'erano risorse. E poi qualcuna la ottenemmo, ma è difficile estendere la protezione sociale in questo modo per dire a ogni disoccupato: bene, noi ti assistiamo dal punto di vista monetario, ma soprattutto ti aiutiamo a ritrovare occupabilità in modo che tu possa trovare una nuova occupazione. Questo è il punto dell'ASPI, una maggiore universalità e condizionalità.